come siamo noi, e dopodiché cominceremo ad affrontare gli argomenti normativi e tecnici. Va bene, allora, di nuovo buongiorno, benvenuti, grazie per essere venuti nonostante il tempo, insomma qualcuno viene anche forse da lontano e quindi ha dovuto attraversare Roma con la pioggia che non è il massimo appunto proprio parlando di mobilità. E vedrete qualche movimento strano qui perché c'è un problemino con il computer, ma tanto a me non serve, quindi andiamo de plano perché non ho nessuna presentazione da fare. Io quello che voglio appunto è introdurre questa giornata del Work Today, così partendo un pochettino da quello che è ISPRA. ISPRA, ecco, ne parlo ovviamente a beneficio dei molti esterni, molte persone che non appartengono appunto a questa amministrazione, e l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, quindi capite bene che il tema della sostenibilità, di una mobilità sostenibile, è sicuramente nel DNA di questo istituto, diciamo che non può lasciare insensibile questo istituto. ISPRA, come dicevo, è un ente pubblico di ricerca. E ha proprio come sua mission quella anche dell'informazione, della comunicazione, c'è un problema della registrazione, informazione e comunicazione ambientale, oltre che ovviamente della formazione e dell'educazione ambientale, si pone in un network costituito anche delle agenzie per la protezione, dalle agenzie regionali per la protezione ambientale, ARPA, insieme costituendo appunto questo sistema nazionale per la protezione ambientale. Forse ne avete sentito parlare, tra l'altro è anche al Parlamento in discussione una legge che andrà a incidere proprio in questo ambito. Come dicevo, il tema della sostenibilità ovviamente è un tema che è sicuramente tra gli assi portanti di quelle che sono le attività dell'istituto. E l'Istituto nel corso degli anni ha, diciamo, rivolto questa attenzione a particolari settori, ovviamente. Ovviamente tralascio tutto quello che è l'aspetto più squisitamente scientifico, tecnico e scientifico dell'Istituto, perché entreremo in ambiti che non ci appartengono, però parliamo di qualcosa che è più, diciamo, nelle corde anche di mobility manager, che so che sono intervenuti anche, che intervengono anche oggi, che ci sono mobility manager di altre amministrazioni. E quindi ecco, per dire, alcune iniziative rivolte in particolar modo alla mobilità. Per esempio, ecco, cose che sono state fatte, ora così andando un pochettino a macchia di leopardo, abbiamo nell'ambito dei benefici sociali abbiamo sostenuto coloro i quali per esempio avessero fatto degli abbonamenti al Metrobus, quindi in questo modo evitando l'utilizzo del mezzo proprio, o ancora abbiamo fatto particolare attenzione al parco veicoli per quanto ristretto dell'istituto a seguito dei vari contingentamenti delle diverse leggi di stabilità che sono susseguite. Però insomma abbiamo una macchina elettrica, delle macchine ibride, quindi diciamo un'attenzione a questo tipo di argomento. Abbiamo anche giocato un po' di originalità, mi viene da dire, con iniziative come quella del book crossing, cioè lo scambio dei libri a chilometro zero, nel senso per dipendenti, che poi quest'anno si è anche incrementato di un'altra idea molto originale e simpatica che è andato proprio a incidere sulla mobilità, perché abbiamo utilizzato, grazie a un accordo con il vicino Groupama, quindi un'assicurazione, quindi un gruppo privato, si è fatta un'iniziativa simpatica per un periodo che vorremmo appunto replicare, dove a fronte di una messa a disposizione da parte del gruppo assicurativo che ricordavo, l'istituto dava in cambio appunto la possibilità di andare a cedere, di andare quindi ad acquisire questi libri che i dipendenti avevano messo a disposizione per uno scambio. Quindi insomma una cosa un pochettino particolare che univa un po' cultura e mobilità. Ancora un altro argomento che vede l'istituto sicuramente molto avanti rispetto alle altre pubbliche amministrazioni, quantomeno nei numeri, è nella materia del telelavoro.
ovviamente il telelavoro non nasce per un'esigenza di mobilità o di riduzione degli impatti dell'inquinamento, delle emissioni, però è indubbio che ovviamente non venire in ufficio fa sì che ci sia un risparmio che anzi tra l'altro la nostra Mobility anche quantificato per un lavoro che ha fatto. Abbiamo una settantina di persone oggi in telelavoro, quindi rappresenta una buona percentuale, superiamo il 5%. Tra l'altro siamo già nella direzione di quelle che sono le modifiche normative intervenute che vorrebbero nell'arco dei prossimi 3 anni nelle pubbliche amministrazioni una percentuale di telelavoro che arrivi al 10%. Questo appunto per dire tutta una serie di iniziative fatte in materia di mobilità. Ovviamente oggi ci troviamo a parlare del discorso della mobilità sostenibile riferita all'utilizzo della bicicletta nel tragitto casa-lavoro. In istituto noi abbiamo una ventina di soggetti tra ciclisti diciamo abituali o occasionali, cioè persone che vengono, ovviamente mi riferisco ciclisti nel senso che vengono in ufficio in bicicletta. Sembrano pochi come in termini assoluti, però se si relativizza il numero a una realtà urbana come quella di Roma, particolarmente complicata, insomma, con continui sali e scendi, a una rete di piste ciclabili che purtroppo lo sappiamo nella capitale è abbastanza carente, insomma, per non dire del tutto assente. Considerando anche che la media del tragitto di ognuno di questi ciclisti per tratta è di 12,5 km, quindi insomma un tragitto importante, vi rendete conto che le 20 unità, le 20 dipendenti che hanno questa abitudine, tutto sommato rappresentano già una realtà importante. Per quanto riguarda poi la giornata di oggi, che questo workshop è organizzato appunto su questo tema del tragitto casa-lavoro in bicicletta. Intanto dimenticavo di dire che è stato realizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della provincia di Roma e che tra l'altro vale anche come credito formativo per il predetto ordine. Dicevo, al di là del fatto che oggi abbiamo organizzato questa giornata, poi invece in realtà negli anni che hanno preceduto ISPRA ha sempre partecipato a queste giornate e ho chiesto proprio di farmi una piccola scaletta delle varie edizioni che adesso vado brevemente a riassumere, perché come dicevo la mia vuole essere più una presentazione di quello che è stato fatto in istituto, poi insomma le novità normative, tutto quello che c'è di nuovo anche nel nuovo collegato ambientale saranno i relatori successivi che lo andranno ad affrontare. Però ecco, mi è piaciuto vedere come ogni anno questo argomento, questo tema della mobilità in bicicletta si è arricchita di un tassello in istituto, diciamo, ecco, a testimonianza di una sensibilità che sicuramente va aumentando e ogni volta appunto qualcosina in più è stata fatta. Abbiamo cominciato La prima adesione, mi diceva, nel 2011 sì, è stata, insomma, ma già dal 2012 si sono iniziati a vedere i primi segnali, ecco, dicevo, di questi piccoli tasselli che sono stati fatti in istituto per favorire sempre più un utilizzo della bicicletta. E sicuramente appunto nel 2012 c'è stato il fatto di prevedere dei parcheggi interni per le biciclette e dotare i ciclisti di una dotazione minima delle bretelle catarifrangenti, insomma, che potessero quindi migliorare la sicurezza. Nel 2013, a seguito proprio dell'adesione a quella giornata del Bike to Work Day, sono stati somministrati dei questionari a tutti i dipendenti per cercare di individuare alcune criticità, sempre nell'ambito di coloro che utilizzano questi mezzi. E una delle criticità che fu individuata era proprio quello, per esempio, di non avere un ambiente dove potersi cambiare, dove potersi magari rinfrescare dopo aver percorso questo tragitto che, come dicevo prima, è anche di una certa consistenza. Considerando ovviamente i periodi magari più caldi, capite bene che l'esigenza di rinfrescarsi diventava pressante.
importante. E questo ha portato nel 2014 a un evento di cui sono particolarmente orgoglioso, non peraltro, anche perché diciamo, sono stato diciamo, colui che ha inaugurato questa iniziativa, che è consistita nel realizzare una doccia, quindi uno spogliatoio, un ambiente dove potersi quindi lavare e rinfrescare prima dei tornelli, quindi diciamo che anche così contemperando esigenze come c'era anche la veste appunto di capo del personale, c'era anche l'attenzione a questo aspetto che non poteva essere effettuato in orario di lavoro, però insomma l'esigenza era reale, bisognava farsene carico, quindi insomma è stata realizzata questa doccia in garage, quindi praticamente i ciclisti possono accedere in questo spazio coperto, quindi dove poi appunto c'è questo spogliatoio con doccia, con armadietti, con un piccolo kit per il gonfiaggio, la riparazione anche della bici, insomma cercando un minimo di dare un sostegno, ecco, per far capire che c'è attenzione da parte dell'istituto proprio per quel discorso di mission iniziale che vi dicevo, che insomma che forse siamo quelli che più di altri in questa fase devono cercare di favorire questo tipo di mobilità. Ancora sono continuate poi nel corso degli anni le iniziative e dell'anno scorso, questa creazione di questo gruppo di ciclispra, così è stato chiamato da questo, crasi di due termini, questo gruppo di ciclisti che si sono offerti anche da fare riferimento per gli altri dipendenti, anche per indicare eventuali itinerari da seguire in ambito città, anche perché come dicevo non essendoci una rete di piste ciclabili, una rete quindi ben sedimentata, allora era anche un gruppo che poteva consigliare eventuali potenziali ciclisti, persone che erano interessate a percorrere questo percorso appunto casa-lavoro e in piena sicurezza. Tra l'altro dal 2015 Ispra fa parte anche, ha aderito a questa European Cycling Challenge, che praticamente è una specie di gioco, una specie di contatore che viene fatto in ambito europeo, e Ispra ha un proprio gruppo appunto di ciclisti che mette a disposizione il proprio chilometraggio nell'ambito del Comune di Roma, poi perché penso che il Comune di Roma non raccolga le varie... Esatto, capofile. Esatto, capofile. Quindi insomma noi con il nostro gruppetto di ciclisti diamo un contributo per far crescere anche il contatore di questi chilometri percorsi in bicicletta, che poi immagino saranno anche quantificati a livello di riduzione di emissioni e quindi di minore impatto inquinante e quindi di una sempre maggiore sostenibilità. Da ultimo, proprio di quest'anno, proprio in relazione all'iniziativa avviata quest'anno, come vedete ogni anno quindi c'è stato un qualcosina che è stato fatto in più. E quest'anno c'è stato questo sistema di tutoraggio che è stato messo a punto, ossia questi dipendenti che prima erano stati individuati come coloro che potevano dare consigli, diciamo così, sugli itinerari da eseguire, adesso invece vengono posti proprio a capo, diciamo così, di piccole squadrette, nel senso che possono loro a questo punto accompagnare in bicicletta, muniti anche di magliette che li rendono riconoscibili, e gli eventuali dipendenti che vogliono provare questa esperienza nuova di venire in bicicletta, che poi insomma tante volte bisogna giusto vincere una diffidenza iniziale anche legata ai rischi di questo del percorrere appunto, diciamo, le strade in bicicletta, anche perché come saprete e come avrete modo poi oggi di approfondire, non c'era neanche una grande attenzione da parte del legislatore su questa modalità d'uso e soprattutto sugli eventuali incidenti in itinere che non venivano considerati come coperti da un'assicurazione, ma adesso poi ripeto, questo lo accenno solamente perché è una cosa che avrete modo di approfondire più avanti. Ecco, queste sono state alcune delle iniziative, dico alcune perché obiettivamente
ce ne sono state tante altre, seguite ovviamente dalla nostra mobility manager, l'architetto Martellato, e tante altre ce ne saranno. Già, ecco, stiamo iniziando a ragionare sull'utilizzo, l'acquisto e l'utilizzo di biciclette pieghevoli per i tragitti lavoro-lavoro, insomma, quindi immaginando la possibilità di recarsi a riunioni che si svolgono in un ambito ovviamente raggiungibile mediante l'utilizzo di biciclette. Quindi, insomma, come dicevo, le cose da fare sono tante, così come le cose fatte. E, ovviamente da parte dell'ISPRA ci sarà sempre il tentativo di fare un passetto in avanti, dare un contributo in più, non fosse altro per la propria propensione diciamo operativa, che deve essere quella di un'attenzione massima all'ambiente. E quindi, ecco, detto questo, io passerei la parola all'architetto Martellato, che potrà iniziare a entrare nel vivo di quelle che sono le novità nel settore dei ciclisti, di coloro che scelgono questo mezzo per andare al lavoro, e vediamo, insomma, che per fortuna sono delle novità positive. Grazie. Grazie, dottor Martellato.